Video 4K 30 fps da Asus Zenfone 5 con la fotocamera principale. Non è possibile passare da una all'altra una volta che il video è stato avviato, quindi dovete necessariamente scegliere. In questo caso è la fotocamera standard. Questa invece, con un difficile controluce, è la fotocamera grandangolare. La risoluzione massima è il Full HD, in realtà la risoluzione massima è il Full HD Plus. Sto registrando comunque in Full HD per dare un minimo di continuità a questi video, per non cambiare i formati fra uno e l'altro. Cambio di luce, ovviamente sto camminando. Invece è di nuovo la fotocamera principale, ma in questo caso sono sceso al Full HD 30 fps. Sto ovviamente sempre camminando, sempre tenendo lo smartphone con una sola mano. È arrivato anche un po' di vento e mi state accompagnando spezzone dopo spezzone verso pranzo. Questa è ancora la fotocamera principale, ma in questo caso non è un 4K, non è un Full HD 30 fps, è un Full HD 120 fps. Devo dire che forse è uno dei pochissimi, se non l'unico smartphone che ricordi al momento con la possibilità di registrare non in slow motion ma in velocità normale a ben 120 fps. Sto portando Nicola in un'altra stanza perché è chiuso? Ok, perché dobbiamo... vieni, si segga, dobbiamo prendere una decisione. Che decisione? Non so se hai notato che Lorenzo gioca tutto il tempo. Sì, ma da anni che sul ormai canale di Smart World noi ci mettiamo lì, facciamo le recensioni dei prodotti, impegniamo tempo e lui mette giochini. Ma a nastro proprio. Ma a nastro. Io quindi comincio a pensare che la situazione sia insostenibile. Io assolutamente lo penso da anni che la situazione è insostenibile. Quindi lo facciamo? Assolutamente. Via dal canale. Assolutamente via. 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 Che stai facendo? Perché ti stai rotolando in terra? Vieni qua. Vieni qua, non tirare con le unghie sul parquet. No, no, vuoi andare sul puff, vero? Niente. Registrazione video 4K 30 fps da Asus Zenfone 5 con stabilizzatore ottico, e devo dire che lo si nota abbastanza. Zoom digitale 4x, torniamo indietro, cambio di luce, cambio di messa a fuoco. Questa invece è una registrazione in Full HD 30 fps. Devo dire, non è proprio velocissima a iniziare il video quando si preme il tasto, si può perdere il primo secondo. Non c'è indicazione chiara nel software, facciamo anche qui uno zoom 4x, ma c'è palesemente una stabilizzazione elettronica più aggressiva che entra in Full HD a 30 fps rispetto invece al 4K, dove probabilmente c'è soltanto la stabilizzazione ottica.